pensando di costruire, non so, una base spaziale con qualche missile, qualcosa così. La passione c'è sempre stata anche da piccolo, poi con lui che è piccolo ora è ritornato. Si comincia così un pezzetto dopo l'altro, dall'astronave di Star Trek al treno ad alta velocità che ormai, grazie a sofisticati software, è motorizzato. Ce n'è per tutti i gusti e le età, di padre in figlio il gioco dei mattoncini non tramonta mai. Erano molto diversi, ora sono molto più precisi, molto più particolari, si può costruire un sacco di cose. Veri e propri plastici, città, parco giochi, castelli, tutto in dimensioni monumentali. Chi riesce nell'impresa si ritrova qui in Toscana, un expo di colori e geometrie per chi ama le sfide e si diverte a tornare bambino. Per montarlo qui in questa occasione abbiamo impiegato circa 12 ore di lavoro in 6 persone. Ci sono circa 450.000 mattoncini. Ma ne bastano molti meno per sentirsi soddisfatti e gioire del tempo trascorso insieme. L'astronave di Star Wars. Ce ne ho tanti, ora le ho tutte in garage, le ritiro fuori a lui, così ci si vede.